Ti ricordi che qualche giorno fa ti ho parlato di come la fine di Genshin Impact non sta arrivando? Beh, ecco, ti posso dire che non solo avevo ragione, ma mi sa che devo cambiare il mio nickname sul web e scrivere Nostradamus, perché ho azzeccato una cosa incredibile che, guarda, penso che in pochi si aspettavano, soprattutto chi va a dire «Oh mio Dio, Genshin è finito!» Purtroppo non è così per queste persone. Perché ti faccio vedere un tweet di Xbalank. Questo è un leaker, insomma, una persona che pubblica diverse cose appunto su Genshin Impact, che ci va a, insomma, a dire una robina molto particolare. Ovvero che Oyoverse ha dei piani per la seconda parte di Genshin Impact, esattamente come la seconda parte, o quantomeno la parte 2, di Honkai Impact Third. E qua ti posso dire, guarda, ti faccio vedere direttamente questa reaction incredibile delle persone che qualche ora fa, qualche giorno fa, ti dicevano che il gioco sta per finire. Guarda, Eddie, guarda come reagiscono queste persone qua in questo momento, sono rovinate, rovinate queste persone. Tu pensa, andare a marciare per mesi sul fatto che il gioco, oh mio Dio, sta finendo, Oyoverse, siete dei brutti e cattivi, come avete potuto? E alla fine no, arriva la parte 2 della storia. Ma guarda, io non avevo dubbi. Io non avevo dubbi, perché quando sai come funzionano le cose all'interno di Oyoverse per quanto riguarda lo sviluppo e tutte queste cose qua, cioè non è che ci vuole la laurea in astrofisica per capire determinate cose, penso che sia abbastanza ovvio. Hai un prodotto che fa milionate di soldi, o miliardi se vai a vedere gli incassi totali. Non è che la compagnia dice, ma sì, ma che ce frega a noi? Chiudiamo tutto, chiudiamo i server e ci mettiamo a fare giochini per tre persone. Cioè, le aziende non funzionano così. Ma certo che non funzionano così. Cioè, ma veramente dobbiamo stare qua a spiegare le cose da robe elementari pure. E giusto per aggiungere un altro pochino di pepe, non tanto a questa notizia, ma giusto per farti capire come la Oyoverse va appunto a sviluppare determinati contenuti di quello che potremo vedere in futuro, ti faccio vedere un altro tweet di qualche giorno fa che è stato pubblicato da questo profilo Twitter che si chiama Project Enka, dove ci va a dire che a Natran vedremo Capitano, vedremo Dottore e vedremo anche Columbina. Quindi, questo che cosa significa? Che se ti vuoi giocare adesso queste carte per far apparire questi personaggi e dargli un ruolo nella storia un pochino più importante, è perché ovviamente, ci sono cose che arriveranno più in là legate alla parte 2. Poi è tutto da vedere come questi personaggi verranno utilizzati, quale sarà il ruolo all'interno di Shesnaya una volta che arriveremo, insomma, a Carrea, insomma, arriveremo anche a Celestia e tutte queste cose qua. Però io qua, guarda, io qua mi metto, ti ripeto, nei panni delle persone che non hanno la minima idea di quello che vanno a dire sul web. Tutto qua, perché per me non è una notizia questa qui, il fatto che Oyoverse sta lavorando una parte 2 di Genshin Impact, ma credo che sia abbastanza ovvio. Se tu mi hai fatto un'anticipazione della storia dove ci sono, bene o male, 7 regioni più una extra che dovrebbe essere Celestia, sei coperto a livello di anni di sviluppo per un determinato numero di anni. Se il gioco continua ad avere successo, e spoiler, ha successo, a differenza di chi magari si va a lamentare per 3 pull, ci sarà un motivo, forse. Forse ci sarà un motivo, giusto per Genshin Impact non è più mainstream, intanto 150.000 tweet su Arlecchino. Ma andando oltre tutto ciò, giusto per cercare di farti capire quelle che potrebbero essere le cose che vedremo nella parte 2, ora ti voglio un pochino descrivere quella che è la parte 2 al momento di Honkai Impact Third, perché è semplice dire, sì, guarda, il gioco continua, trama continua, ci saranno nuove meccaniche, metteranno, che ne so, nuovi elementi, o cambieremo pianeta, non lo so, potrebbero fare qualsiasi cosa. Ecco, quello che è successo su Honkai Impact Third, e spoiler, arriverà la mia recensione del capitolo 1 tra qualche giorno, insomma, tra una settimana all'incirca,
Ecco, essenzialmente all'interno di Honkai Impact Third, quello che tu potresti vedere è un pochino, non ti dico un continuo della storia a livello di personaggi, perché i personaggi sono nuovi, ma essenzialmente quello che ci hanno fatto vedere è come la storia va avanti sfruttando appunto dei personaggi diversi. E quindi questo che cosa implica? Implica il fatto che se il gioco si vuole aprire a più utenti, almeno dal punto di vista narrativo, non hanno fatto un reset. Perché quella è la cosa più semplice che puoi fare. Cioè, se tu vai a fare un reset narrativo, dove c'è un nuovo protagonista, un nuovo contesto narrativo, insomma, tutta sta roba qua, è tutto più semplice. E tecnicamente, guarda che l'hanno fatto su Honkai Impact Third. Però, se vai a vedere anche i miei video di analisi narrativa e non solo, quello che si è visto all'interno del primo capitolo di Honkai Impact Third, della parte 2 della storia, è che hai dei nuovi protagonisti in un nuovo contesto, ma per capire realmente quello che sta succedendo o capire anche il contesto dei personaggi ti servono le nozioni appunto della parte 1 della storia. Se queste non le hai, ti buttano addosso una marea di definizioni, una marea di cose del quale tu non hai la minima idea di che cavolo stanno parlando. Poi certo, potresti anche dirmi, ma guarda, l'impatto di queste cose nella storia è bene o male nullo. Non è proprio così, a mio modo di vedere, ma perché sono una persona che si appassiona alla storia. Però è un pochino come per dirti, guarda, facciamo una nuova versione di Raiden senza considerare qual è il passato di Raiden, insomma di Raiden Shogun. Quindi non puoi tanto ignorarlo, magari non sarà la parte preponderante dal punto di vista narrativo, però il passato non lo puoi ignorare, soprattutto se poi si vedono determinati personaggi che nella storia erano molto importanti nella parte 1. Capito? Quindi, giusto per darti appunto un'idea, la parte 2 di Honkai Impact Third non è un reset narrativo, ha funzionato comunque per attirare il pubblico, per fare delle migliorie pesanti all'interno del gioco, però questo non significa ignorare quello che c'è stato prima, anche perché il senso stesso di avere un gioco che continua nel corso degli anni è semplicemente un modo come un altro per andare a giustificare sia, insomma, il fatto che le persone continuano a starci dietro al gioco, ma anche perché se tu crei un'esperienza totalmente slegata da quella che c'è prima, tanto vale fare un gioco diverso. Cioè, per farti capire, io non credo proprio che da qui a 3, 4, 5 anni Genshin Impact non avrà più queste regioni nella parte 2 ipotetica. Cioè, per dirti, ci saranno sicuramente Mostal, Liyue, Inazuma, Sumeru, poi si aggiungeranno le altre regioni e nella parte 2 ci saranno altre cose che andranno appunto ad inserire. Poi certo, qua bisognerà pure capire come vai a gestire questo dal punto di vista tecnico, insomma a livello di pesantezza del gioco e tutte queste cose qua, e sono domande lecite da farsi in un gioco che è veramente molto grande come quello di Genshin Impact. Ora, io sono in una campana di vetro qua, perché a me non è che me ne frega più di tanto che il gioco è pesante. Ci gioco su PC, ci gioco su console, la pesantezza di un gioco è irrisoria, di un gioco, cioè non stiamo parlando di roba che pesa 200 giga, sì e no, siamo arrivati a 100 da qualche mesetto con Fontaine, ma prima di questo era ancora abbastanza gestibile. Quindi sono tutte domande da farsi, vedremo appunto come HoYoverse andrà a gestire tutto ciò, però capito, io penso e credo che andranno ad ampliare Teyvat, o se non vogliono ampliare Teyvat, andranno a reintrodurre il tutto attraverso questo menu. Penso che sia la cosa un pochino più semplice da fare, anche perché se poi veramente introduci, che ne so, entri nel gioco e decidi, vuoi continuare la parte del Traveler o puoi continuare la parte di Traveler Z, per dirti, sarebbe un pochino strano vedere che ci sono due robe nel gioco. Cioè, Honkai Impact Third non ha questa cosa. La parte 2 è semplicemente un aggiornamento, una nuova zona di storia sicuramente, ma tutto quello che tu hai fatto nel gioco rimane a livello di sistemi, a livello di sfide di endgame e tutto il resto. Cioè, non possono eliminare 6-7 anni di sviluppo, non avrebbe senso. Il bello di questi giochi è che vengono costruiti come se fosse una torre, cioè hai una base e continui a metterci cose sopra, capito? Funziona così. Quindi, insomma, sta arrivando questa parte 2 di Genshin Impact, però prima dobbiamo aspettare l'arrivo di Natran, Shesnaya, Karia sicuramente. Poi vedremo se arriveremo a Celestia. Penso che potrebbero anche includere Karia con Celestia. Che ne sai, potrebbe funzionare anche il tutto così. Però, ti ripeto, per me non è una news, assolutamente no. Mi dispiace per chi si stava facendo 300.000 teorie sul fatto che Genshin Impact da qui a breve sarebbe finito. Non so perché siete così tanto convinti di fare questo genere di cose. Buon per voi, per il clickbait e per le views del cazzo che vi fate.
Cosa preferisci, Genshin Impact Z o Genshin Impact GT? Oppure magari, che so, Genshin Impact Super? No, 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 no. Allora, Rurko, non mi puoi fare queste domande. Non mi puoi fare queste domande. È un'offesa a quello, a tutto quello in cui credo. Perché GT domina. Non me ne frega niente di Z, Super, proprio te lo puoi dimenticare. GT domina. Nel momento stesso in cui avremo Genshin Impact che si muove attraverso più universi, Star Rail, e c'è il nostro Traveler che si trasforma in Super Saiyan di quarto livello, soprattutto Lumini sarebbe interessante da vedere, GT vince a mani basse. Sorry, l'ho detto, sono di parte, GT vince a mani basse, l'ho detto, Ti ricordi quando la gente diceva che un K-Impact Air da parte avrebbe resettato tutte le Valkyrie e i progressi arriveranno anche su Genshin queste? Sì, ma sicuramente. Due Mostad avrà... No, nella parte 2 di Mostad avrà il porto di Dorman, E fu così che dovrò comprare un nuovo cell per la parte 2 della storia. Vabbè, mi dispiace, uè. Però sono domande lecite da farsi, perché, ti ripeto, su PC siamo oltre i 100 giga, almeno se non vai a considerare diverse altre cose. Quindi qua il problema c'è per quanto riguarda appunto le dimensioni. Mi pare che su mobile però non siamo neanche a 40-50 giga, neanche mi ricordo sinceramente. L'ho installato un anno e mezzo fa, magari appunto non sono ancora al corrente di quello che c'è, però le domande dal punto di vista tecnico te le devi fare, perché se un gioco è fin troppo pesante anche su mobile, poi certo mi dirai vabbè, ma chi se ne frega, ormai ti vendono gli smartphone con, che ne so, 256 GB di memoria, 512, 1 tera, 2 tera addirittura ho visto, quindi... Sono problematiche un pochino datate forse, soprattutto se arriverà tra chissà quanti anni, però certo è che un gioco così tanto pesante non è nemmeno così tanto accessibile per diverse persone, quindi non lo so, dovranno trovare un modo per gestire tutte queste cose.